Amici di Fano TV, bentrovati. Per questo speciale ci troviamo a Fano, dove da pochi giorni, in via 4 novembre, c'è un nuovo punto vendita davvero prezioso, perché sarà per voi il punto di riferimento dell'azienda agricola Lucarelli, nota azienda del territorio di cui tra poco andremo a conoscere i protagonisti e a raccontarvi anche un po' di storia. Sarà proprio il titolare, Roberto Lucarelli, a raccontarci la storia della sua azienda. Partiamo da non molto lontano, logisticamente parlando, perché tutto nasce a Cartoceto. Era il 1998 quando, da un appezzamento di terra che è stato acquistato, è nata, diciamo, la prima, la base di quella che poi è diventato il suo impero, se così si può dire. Nasce la sua prima cantina. Ce la puoi raccontare, Roberto? Sì, dai, l'azienda è nata dopo questo mio essere appassionato di vini, aver fatto qualche vendemmia in Francia da ragazzo, dove ho imparato veramente tanto, e quando mio padre mi ha detto adesso tu fai quello che vuoi con l'azienda, io ho iniziato a convertirla, diciamo, perché noi prima avevamo i vigneti ma mio padre vendeva l'uva. Dopodiché io ho cominciato a mettere sulla cantina e a vinificare la prima vendemmia nel 1999. Dopodiché gli appezzamenti sono cresciuti anche gli investimenti che abbiamo fatto in cantina, ci siamo un po' allargati, siamo arrivati adesso ad avere 35 ettari di vigneto, tutti coltivati a bio dal 2014. Quindi c'è anche la coltivazione appunto biologica in un tempo più recente, 2014, giusto? Sì, esatto, perché oggigiorno comunque io ritengo fondamentale il lavorare in agricoltura nella nostra terra, con un'agricoltura molto sostenibile, rispetto per la natura, rispetto per la terra, perché comunque noi dobbiamo lasciarla, speriamo, meglio di come l'abbiamo trovata. E quindi non è facile. Per quello noi abbiamo diversificato le vigne, abbiamo tanti vitigni differenti, perché comunque lavorando in biologico noi dobbiamo lavorare tanto manuale, e lavorando tanto manuale richiede molto tempo. Così abbiamo diversificato i tanti diversi vitigni. Iniziamo dai primi di agosto con gli spumanti, Chardonnay, Pinot Nero, per poi a seguire il Bianchello, poi il Verdicchio, poi il Sangiovese, insomma, per finire a gennaio con i vini passiti che raccogliamo facendoli appassire sulla pianta. Quindi tutto questo diciamo diversità di vitigni ci permette di lavorare con tranquillità. Inoltre, il punto che abbiamo aperto qui a Fano oggi praticamente è un'enoteca a tutti gli effetti, monomarca aziendale Lucarelli, dove chi entra trova di tutto, perché trova dai vini bianchi, dai due spumanti, un metodo classico, un metodo Charmat, ha qualche vitigno internazionale come Chardonnay, come Sauvignon, per poi passare ai rossi, Pinot Nero, Sangiovese, insomma, dai, tante diverse tipologie, per poi finire col vino passito che accompagna molto bene dessert e dolci tipici marchigiani. Lavorare nel rispetto della natura, perché è la terra madre che offre un prodotto che, per quanto riguarda la tua azienda e la tua scelta professionale, punta tutto sulla qualità. Certo, noi qui siamo piccoli produttori. Se noi pensiamo che l'estensione delle cantine più piccola della Spagna è sui 400-500 ettari, noi qui parliamo di alcune decine di ettari, quindi siamo piccoli e dobbiamo assolutamente puntare tutto sulla qualità. Ma le nostre colline qui sono predisposte solo alla qualità, perché comunque i terreni qui da noi sono poveri, in collina i terreni sono poveri, ma dove il terreno è povero la vite è a suo agio per darti dei frutti bellissimi, dei frutti di altissima qualità. Dai vini agli spumanti abbiamo parlato quindi di una produzione molto variegata, ma qual è, come si dice, il cavallo di battaglia, il pezzo forte, il vino che più sta a cuore alla tua azienda, la punta di diamante? Ah, l'amore, come a me mi hanno insegnato, ti dico, quando ero giovane là, dai colleghi francesi, mi dicevano il vino deve essere buono, da quello base a quello riserva, a quello top. Cioè, su ogni vino noi mettiamo la stessa passione, poi dopodiché sono vigne diverse, età delle piante diverse, quindi da lì
la differente qualità, perché comunque l'età delle vigne fa una qualità mostruosamente bella, perché noi il nostro bianchello superiore, che viene da un vigneto molto vecchio di 50 anni, ci dà delle soddisfazioni incredibili, un vino anche molto longevo e che puoi bere e apprezzare anche dopo 10-12 anni dalla vendemmia, con delle grandissime soddisfazioni. Quindi questo è preservare le vecchie vigne e avere comunque sempre un occhio di riguardo per la qualità dei nostri vini. Esperienza e amore per la terra unita alla passione, insieme ad un lavoro di squadra che vogliamo ringraziare. Beh, io ringrazio tutti, perché comunque si vince con la squadra, non si vince mai da soli, io dico sempre. Fra l'altro abbiamo la fortuna di avere dei collaboratori, oltre che bravi, anche molto giovani. Abbiamo 5 ragazzi sotto i 30 anni che si sono appassionati a questo tipo di lavoro, il ritorno alla campagna, quindi dai, è una gran bella cosa. Adesso poi partiremo fine mese anche con l'inoturismo su in azienda, la nostra terrazza, dove faremo un po' di inoturismo con degustazioni a tema, salumi tipici locali, formaggi, insomma, abbinate tutti ai nostri vini. Per quanto riguarda invece il punto di via 4 novembre, è un punto vendita, come abbiamo accennato poco fa, ma anche un punto di degustazione. Noi siamo comodamente accomodati qua a tavolino, dove poi anche tutti gli ospiti che verranno potranno farlo. Mi preme chiederti quali prodotti, oltre al vino e all'olio di qualità, possiamo trovare. Allora, ecco, quello è il bello. Noi abbiamo dato la possibilità, cioè diamo la possibilità al cliente che arriva qui, un vino che non conosce ha la possibilità di assaggiarlo prima di acquistarlo e poi decidere eventualmente. Oltre a quello abbiamo la pasta Mancini, che è una pasta fantastica della provincia di Fermo, che noi vendiamo anche su in azienda da tanti anni, e abbiamo tante piccole robine, sughi, marmellate, confetture di un'aziendina qui di San Cesario, che anche loro lavorano tutti in biologico e sono prodotti fantastici. Logicamente ai nostri prodotti accompagniamo solo grandi cose. Bene, allora ricordiamo ai nostri amici a casa in quali giornate e in quali orari possono venirti a trovare. Allora, saremo aperti dal martedì al sabato, mattina e pomeriggio, 9:13 e 16:20, e domenica mattina 9:13, lunedì chiuso. Perfetto, queste sono le coordinate giuste. Io, Roberto, direi di scegliere un vino e andarci a fare un brindisi. Bella idea, buona idea. Nel territorio e per il territorio promuoviamo una delle aziende agricole più note. Beh, intanto devo dire che questo è un esempio da seguire, quindi mi fa davvero molto piacere poter assistere, insomma, all'apertura di questa nuova attività di Roberto Lucarelli, che ha aperto a Fano una enoteca dedicata ai suoi prodotti, che cominciano ad essere tanti e di alta qualità, così come molti produttori marchigiani hanno davvero aumentato la qualità dei loro prodotti. E in questo caso c'è un'aggiunta, perché Lucarelli ha diversificato anche la produzione, passando dallo spumante ai vini da pasto, da pesce, quindi è davvero un grande partner per il nostro territorio, che noi abbiamo tenuto in grande considerazione in tutti i sistemi fieristici, e anche grazie a imprenditori come Lucarelli, che hanno voglia di investire, hanno voglia di rilanciare, sta nascendo un sentimento forte di valorizzazione non solo del vino, ma dei territori dove il vino viene prodotto, e vorremmo trasformare i luoghi di produzione, cioè le cantine, in luoghi di accoglienza. E per questo la Regione Marche ha approvato una legge sull'enoturismo che permette per la prima volta nelle Marche di fare una mescita e un assaggio e di vivere la cantina non più solo come luogo di produzione, ma come luogo di esperienza. Inoltre abbiamo approvato una legge sull'agriturismo, che ugualmente nelle aziende agricole dove c'è già una licenza di agriturismo si può migliorare l'offerta di accoglienza con degli elementi tipo la tenda, il glamping, la casa sull'albero, piuttosto che la spa e un utilizzo di enoterapia, che è una cosa che sta andando tantissimo e arricchisce l'offerta. Io credo che
se noi rafforziamo i nostri prodotti rendendo il marchio Marche in tutte le fiere come un marchio credibile e che rappresenta un territorio integro di alta qualità dove il cibo viene fatto bene come il vino, noi avremo un grande vantaggio, primo perché teniamo vive le aree interne e poi perché valorizziamo imprese che hanno ancora il coraggio di stare nell'entroterra, di lavorare, di lasciare ai figli una grande tradizione, un grande patrimonio. Ho detto al Vinitaly che noi abbiamo un grande primato storico che forse negli anni nessuno ricorda, che è quello di avere un grande inventore, Francesco Scacchi, che ha inventato il primo metodo di spumante. E questo spumante col metodo appunto Scacchi è stato dimenticato da noi per troppo tempo e noi dovremmo rivendicare la capacità e l'inventiva di questo nostro marchigiano illustre e rivendicare l'invenzione dello spumante. In altre regioni della Francia, per esempio anche il nord Italia, sullo spumante hanno costruito uno storytelling della loro regione. Noi lo abbiamo probabilmente inventato perché prima di quel libro scritto da Scacchi non c'era niente che parlava dello spumante, quindi dobbiamo forse rivendicarlo, esserne orgogliosi e saperlo anche raccontare. Altrimenti sempre abbiamo quello, però leggermente più selezionato, abbiamo la ripe di Alfredo Montetauro sempre rocca. Altro saluto istituzionale che aggiunge però una duplice valenza personale, se vogliamo, una legata all'amicizia e una legata anche al suo amore personale, mi ripeto, per la terra. Allora io sì, sono qui stamattina, tutti pensano che io sia qui in qualità di assessore regionale che viene ad inaugurare un nuovo punto vendita in questa città. Su questa cosa ci torno, ma voglio mettere invece in prima fila quello che è il mio vero sentimento di amicizia verso Roberto, ma un'amicizia storica insieme ad altre persone che ci legano ugualmente, ci legano dalla passione per la terra, dalla passione per la campagna, per l'aria aperta, le attività appunto all'aria aperta che ci hanno sempre accomunato. Quindi qui prima cosa, stamattina sono venuto a trovare un amico che oltre ad aver avviato in questi anni una grandissima azienda molto rinomata, molto ben curata, molto ben tenuta, io l'ho visitata più volte ed è veramente bravo nella sua attività sia di agricoltore ma anche di tutte le attività poi di commercio che ha riuscito a creare ed è, ne è una riprova anche qui oggi. Quindi questa è la prima questione, poi che io sia qui anche in qualità di assessore ci può stare, ma ho visto che anche altri miei colleghi, ma anche il sindaco di Fano, sono qui perché? Perché uno è importante che in questo momento di difficoltà e di ripresa ci sia chi ha il coraggio di mettersi di nuovo diciamo in discussione. In questo caso lui non è che si sia messo in discussione perché già ha tante attività, però aprirne sempre una in più è sempre, diciamo così, una scommessa sul futuro, un aver fiducia nel futuro, un guardare avanti sapendo che ci può essere una crescita ed una iniziativa da portare avanti. Quindi il fatto che l'abbia fatto poi qui a Fano, la sua azienda ce l'ha a Cartoceto, che l'abbia fatto qui a Fano, ecco, è un segno anche proprio di apertura verso un territorio più ampio. Io gli faccio un grande in bocca al lupo, ovviamente, non ne ha bisogno perché sa il fatto suo Roberto sotto ogni punto di vista, però glielo faccio veramente di cuore e anche i complimenti per questo punto, piccolo fisicamente diciamo così, però molto bello, carino, ben curato e secondo me avrà un bellissimo successo. Un grande in bocca al lupo. Buon auspicio la presenza del sindaco a battesimo di una nuova attività, nuovo motivo di orgoglio per la città di Fano. Sì, tanto è sempre importante quando c'è qualcuno che investe e cerca di valorizzare un territorio, un prodotto. Qui parliamo di eccellenze, questa è un'enoteca, è un punto vendita di un produttore importante come Roberto Lucarelli che valorizza tutto un territorio, non soltanto la nostra città. E poi dobbiamo dirlo che quando troviamo una bottiglia in enoteca in realtà dentro ci sono tanti elementi. In quella bottiglia c'è una tradizione, c'è un percorso, c'è un impegno,
c'è tutto il valore del nostro territorio, quindi è sempre un bel momento e soprattutto significa anche valorizzare, come dicevo, un territorio e i nostri prodotti che ci fanno sempre salire più le classifiche dei valori. Per un fortuito caso di omonimia, anche il benvenuto dell'assessore. Ma guarda, era d'obbligo, prima perché Roberto, a parte che abbiamo lo stesso cognome, lo conosco veramente da tanti anni, è una persona che sta facendo veramente un gran lavoro con il nostro Bianchello del Metauro, tra l'altro anche noi con i vari progetti che stiamo facendo nella vallata crediamo che il Bianchello sia veramente un elemento fortemente distintivo del nostro territorio e ci sono tante cantine che stanno facendo veramente un ottimo lavoro, ecco tra questi Roberto che dato apre a Fano. Quindi un bellissimo collegamento tra Cartoceto e Fano per questo prodotto, che lo possiamo dire, è un prodotto dell'artigianato enogastronomico. Qui c'è la passione di una famiglia che tutti i giorni coltiva i propri vigneti, e li tiene proprio come fossero dei figli e fa veramente un ottimo lavoro. Quindi insomma il mio saluto è per fare gli auguri alla cantina di Roberto Lucarelli, a tutte le persone che ci lavorano. Ecco, a sostenere questo nostro prodotto che è veramente un'eccellenza del nostro territorio e merita di essere venduto nei contesti nazionali e internazionali anche in modo migliore, perché è un carattere forte della nostra città. Ovviamente noi come amministrazione, quando accadono queste cose nella città di Fano, siamo sempre vogliamo essere sempre partecipi di questi successi e anche vogliamo aiutare a progredire in questo settore. Abbiamo un'eccellenza nel comune di Cartoceto che abbiamo il piacere poi di condividere, ovvero quello dell'azienda agricola Lucarelli. No, per noi è un onore, un orgoglio avere una realtà vitivinicola così importante, perché è sicuramente partito da una piccolissima realtà, tra l'altro che esprime non soltanto una delle eccellenze del territorio di Cartoceto, ma ricordiamo all'interno del piccolo borgo della frazione di Ripalta, poco più di 70 abitanti, quindi ci inorgoglisce ancora di più. D'altronde l'amministrazione ha sempre cercato di valorizzare anche quell'area, quella zona del territorio comunale, perché ha sempre creduto che in un modo o nell'altro comunque facesse parte integrante, come dicevo prima, di quel patrimonio di eccellenze agroalimentari, olovitivinicole che il nostro territorio sa esprimere. Una realtà che è cresciuta tantissimo, ci siamo incontrati con Roberto Lucarelli proprio lunedì al Vinitaly, dove è stato premiato insomma come la miglior cantina marchigiana quest'anno al Vinitaly, e oggi anche questa preziosa così sorpresa che dà il là ad un ulteriore step di crescita e di sviluppo dell'azienda agricola Roberto Lucarelli, al quale ovviamente come amministrazione comunale non faccio tanti in bocca al lupo, ma è un ulteriore step che ovviamente espande ulteriormente e sviluppa ulteriormente il nostro territorio. Ebbene amici, il nostro appuntamento termina qua, un brindisi virtuale per tutti voi e per questa attività che sia fiorente come lo è stata fino ad ora. Un saluto dall'azienda agricola Lucarelli nel suo nuovo punto vendita a Fano.